iPhone 12 mini, tre cose da sapere prima di acquistare questo minuscolo gioiellino. La prima è che mini non significa light. iPhone 12 mini è un iPhone 12 in miniatura, ma non nella carta d'identità. Ovviamente è più compatto, di conseguenza anche lo schermo e la batteria lo sono, ma in tutto il resto non ha nulla di meno rispetto al fratello maggiore, che a sua volta ha poco meno rispetto alle varianti Pro. Questa considerazione è molto molto importante perché ci fa capire perché questo smartphone sia fondamentalmente diverso da un Google Pixel 5 oppure da un iPhone SE 2020, non solo nelle forme ma nel concetto. Lui infatti è un prodotto di fascia alta in dimensioni mignon ed è qualcosa che mancava effettivamente nel mercato. Questo mi porta a farvi una prima riflessione. iPhone 12 mini è anche quello che costa meno, ma non bisogna commettere l'errore di acquistarlo perché è quello che costa meno, quindi nel tentativo di risparmiare qualcosa. Se volete risparmiare qualcosa, piuttosto orientatevi verso gli iPhone dello scorso anno, che sono ancora validissimi, ma lui è da prendere in considerazione per altri motivi. Ribadisco, è un mini, non un light, di conseguenza vi ritroviamo tutte le caratteristiche chiave dei nuovi iPhone, a partire dal design a mattoncino, che qui sembra ancora più mattoncino, a causa delle dimensioni ridotte. Per fortuna il bordo, che è in alluminio satinato, aggiusta la percezione. Non c'è infatti quello lucido in acciaio, come sul Pro, che lo fa sembrare in realtà più spesso. È resistente all'acqua IP68, ha uno schermo OLED Super Retina XDR, come il 12, meno luminoso dei Pro, ma comunque ottimo. E poi ha il solito notch, che integra i sensori per lo sblocco con riconoscimento del volto 3D, ed è un notch con le stesse dimensioni del Pro Max, e di conseguenza risulta piuttosto ingombrante. E poi uno smartphone dual SIM, con SIM fisica e eSIM, ed è 5G, senza antenne millimeter wave. Poi supporta il MagSafe con la ricarica wireless e tutti gli accessori che valgono per gli altri, seppur lui in effetti si carichi a 12 watt con la basetta originale anziché a 15, ma non vi accorgerete della differenza. Poi ci sono le prestazioni garantite dal SoC Apple A14 Bionic, affidabili, sempre costanti, con nessuna tendenza al surriscaldamento nonostante gli ristretti spazi in questo modello, una grande notizia per i più attenti alla parte tecnica. Infine il comparto fotografico, che è lo stesso del 12 con due fotocamere anziché tre, manca infatti il teleobiettivo. Realizza video in HDR, Dolby Vision, fino al 4K a 30 fps anziché a 60 fps come il Pro. Come per iPhone 12 le prestazioni fotografiche sono solide, è affidabile e difficilmente sbaglia una foto completamente. Il suo punto forte rimangono i ritratti, in tutte le condizioni di luce e anche senza LiDAR, la messa a fuoco è precisa in notturna. Può sfruttare la modalità notte con tutte le fotocamere e questo è il maggior upgrade rispetto allo scorso anno. Poi ci sono selfie, ai quali è molto difficile trovare difetti, e infine video stabilizzate alla perfezione, con il plus del vero HDR, in effetti sono a 10 bit, che riesce a dare ancora qualcosa in più, pur senza dover scomodare elogi esagerati. Non voglio stare a farla troppo lunga, perché abbiamo già fatto la recensione di iPhone 12 e la recensione di iPhone 12 Pro, e ribadisco che questo 12 mini offre un'esperienza di utilizzo, al di là delle dimensioni, praticamente molto molto simile agli altri due, per non dire la stessa. C'è un po' più di differenza rispetto a lui, all'iPhone 12 Pro Max, però onestamente se avete dei dubbi sul quale acquistare tra uno e l'altro, mi sa che prima dovete chiarirvi le idee in privato. I vantaggi dell'essere piccolo sono più che evidenti. Per tutti coloro che hanno bisogno di avere un prodotto compatto è veramente perfetto. Chi fa sport, chi lavora sempre col telefono in tasca, chi semplicemente non vuole portarsi dietro peso inutile, eccetera. Però quali sono gli svantaggi? Il discorso autonomia lo affrontiamo dopo. Qui fermiamoci alle dimensioni del dispositivo e dello schermo. Può diventare scomodo se siete abituati a scrivere con due mani usando i due pollici. Gli errori saranno più frequenti e in una settimana, devo essere sincero, non sono riuscito ad abituarmi completamente. Forse però ci vuole solo più tempo. Nei giochi l'esperienza è piuttosto scarsa, specialmente se nella schermata ci sono diversi pulsanti e controlli. L'esempio di Call of Duty è estremo, ma serve a farvi capire che questo non è uno smartphone per giocare. Mi sembra addirittura ovvio, ma vorrei che fosse chiaro per tutti.
Parlando invece delle dimensioni del display, 5,4 pollici in 19,5 noni, bisogna distinguere due casi di utilizzo, quello della visione di contenuti, che è quello più semplice, e quello dell'utilizzo normale del dispositivo, nel quale devo dire c'è ancora qualche piccolo problema di ottimizzazione, ma non è colpa del telefono, è colpa del software che deve essere evidentemente sistemato. Ci sono alcune app, come per esempio quelle di YouTube, che hanno dei problemi grafici, non funzionano correttamente. Tornando però ai contenuti, è scontato dire che uno schermo più grande è anche più coinvolgente e piacevole. Considerate anche che lo smartphone si tiene a pochi centimetri dal volto, per cui anche un incremento minimo nella diagonale fa una grande differenza nel comfort visivo. E poi ci sono gli speaker, che sono tutt'altra cosa rispetto all'iPhone 12, al 12 Pro e al 12 Pro Max. Specialmente quest'ultimo è davvero un mostro, ma anche il 12 e il 12 Pro se la cavano alla grande. Il Mini invece è più spento, meno profondo, e certo, gli speaker sono decisamente più piccoli. Invece, per quanto riguarda la visualizzazione di tutto il resto, il discorso è un pochetto più complesso e dipende dalla gestione particolare dello spazio in iOS. È possibile infatti impostare una visualizzazione standard o zoom, ma le due modalità si comportano in modo differente sulle diverse diagonali di schermo di iPhone 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. In linea generale posso dirvi che iOS rende molto meglio sugli schermi piccoli che sugli schermi grandi. Infatti lo spazio è sfruttato perfettamente e la leggibilità non è mai sacrificata. Prendendo quindi come base i 6,1 pollici di iPhone 12, beh, meglio allora il Mini che il Max. In modalità standard il Mini potrebbe avere dei testi un filo troppo piccoli per qualcuno, mentre sono perfetti sull'iPhone 12. Guardate invece sul Max quanto spazio sprecato. Diciamo però che in questa modalità gli elementi visualizzati a schermo sono comunque tanti anche sul Mini, e qui si capisce che in realtà questo display da 5,4 pollici non è poi così piccolo come si potrebbe immaginare. Mettendolo in modalità zoom, il Mini rende ancora di più perché ingrandisce gli elementi senza sacrificare troppo la porzione di schermata visualizzata nelle varie applicazioni. Il 12 diventa un po' sgraziato, ha testi ed elementi esageratamente grandi e lo spazio maggiore a disposizione non viene ben sfruttato. Qui invece il Max si comporta meglio perché ingrandisce i testi ma sfrutta meglio la diagonale ampia senza assomigliare a qualcosa di troppo grande. Lo sappiamo tutti, no? Smartphone piccolo, batteria piccola, uguale autonomia piccola. Apple è riuscita a fare il miracolo? Più o meno. Nel senso che lui può durare tanto o poco. Tanto se consideriamo le dimensioni di questo smartphone, poco se lo paragoniamo agli altri iPhone 12, 12 Pro e 12 Pro Max. Quanto dura la batteria? Fa circa 4 ore di schermo acceso. C'è un vantaggio in iOS che è quello di non patire i lunghi periodi di standby e non patire nemmeno troppo l'utilizzo molto molto intenso. Questo significa che mediamente lo smartphone riesce sempre a realizzare quel tipo di prestazione lì. Bisogna però aggiungere alcune considerazioni. Il fatto che un'autonomia sia elevata o scarsa dipende moltissimo dal vostro stile di utilizzo. Io per esempio sono in casa tutto il giorno o in ufficio e in ogni caso sono davanti a un computer, ho a disposizione una presa, uso sempre il computer, quindi tante volte non risveglio il telefono, per esempio per la chat, per WhatsApp, per Telegram, non ho bisogno di andare ad aprire il telefono per guardarmi un video o direttamente il computer acceso. Però se uno invece rimane fuori tutto il giorno, fa tante telefonate, usa il telefono per fare molte foto, per guardare i social, per lo svago, eccetera, beh, allora questo non è sicuramente il telefono migliore, o perlomeno non è quello che vi dà garanzie di autonomia per tutta una giornata. Bisogna magari portarsi dietro un power bank o bisogna avere a disposizione una fonte di elettricità con cui ricaricarlo. E quindi, è da acquistare oppure no questo iPhone 12 mini? Beh, considerato che iPhone 12 non ha dimensioni esagerate, rimane comunque un telefono comodo da utilizzare, devo dire che le buone ragioni per non comprarlo sono certamente in numero molto maggiore rispetto all'unica buona ragione per acquistarlo, ovvero le dimensioni. Ma è una buona ragione che diventa fondamentale. Se infatti per voi la priorità assoluta è quella di avere un telefono piccolo, beh, allora lui non è solamente una valida alternativa agli iPhone 12, ma è un telefono adorabile, veramente favoloso. Quale comprerei io tra i vari iPhone 12?
Ve lo dico in un prossimo video. Intanto, per ora direi che è tutto. Vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo molto presto. Ciao!